Ciao a tutti e benvenuti. Oggi vi voglio far vedere come realizzare questo réglan decorativo a stelline. È un réglan che ci permette creare un aumento direzionale molto molto bello. Io lo trovo da avere molto fine, molto elegante. Infatti lo sto applicando anche su un maglioncino che sto in questo momento facendo. Vedete che questo qua è il stesso réglan che ho applicato a stelline su questo mio maglioncino, che appena sarà pronto ve lo farò vedere. Ho creato un campioncino in bianco apposta per farvi vedere, perché si vede meglio, perché sul nero non si riesce a capire bene il disegno. Invece vedete, qui si vedono benissimo queste stelline che si stanno creando. Quindi ora andremo a realizzarlo. Eccoci qui, come sempre partiamo dall'avvio delle maglie, così vi faccio vedere passo per passo come realizzare questo campioncino. Allora, io ne avvio 12 maglie. Ci vediamo quando ne abbiamo avviati 12 maglie. Ok, il passo successivo è creare il bordino. Per questo campioncino ne creiamo proprio uno piccolino di due. Ok, dopo aver realizzato il bordino, possiamo iniziare con réglan. Allora, iniziamo la maglia di vivaio. Ora faccio le prime maglie per il diritto, così come si presentano: 1, 2. Ora devo, visto che ne abbiamo prese 12, far passare in mezzo una linea di riferimento, giusto? Quindi successivi 3 dovrò elaborare insieme con questa tecnica per creare le mie stelline. Guardate, vado praticamente, vedete questi tre? Li allargo un pochino, così metto dentro il ferro destro e allargo un po' per riuscire a lavorare meglio. Poi con il ferro di destra entro dentro alla maglia da davanti in questo modo e vado verso il dietro, aggancio il filo e faccio questa maglia per il diritto. Però attenzione, non la faccio scendere, la mantengo sempre sul ferro di sinistra. Ora vedete che ho prima maglia già fatta, ok? Ora faccio un gettato, lo mantengo il gettato con il pollice della mano di destra e torno nell'asola, in queste tre asole, per fare un'altra lavorazione per il diritto. Eccola, vedete? E sono tre, ancora non la faccio cadere, faccio un altro gettato, ok? E torno di nuovo in queste tre asole e faccio un'altra per il diritto, così. Solo ora posso far scivolare, scendere la maglia dal ferro di sinistra. Vedete, adesso noi abbiamo creato 5 maglie, da 3 ne abbiamo fatto 5, quindi abbiamo il nostro aumento che in più con questo metodo prenderà la forma di stellina. Ora, per non confondermi e per mantenere in mezzo la linea, pa faccio passare il marcapunti, così. Ora devo fare un'altra stellina che però stavolta indirizzata verso sinistra. Quindi guardate, si fa la stessa cosa, si fa passare il ferro in mezzo alle tre asole, alle tre maglie, vedete, prime tre maglie, e si fa un diritto passando dal mezzo, agganciando da dietro, così vedete che è più semplice, perché è un diritto normale, come se fosse un diritto normale. Passo indietro e lo creo. Poi qui vedete abbiamo sta prima maglia, stessa cosa, non faccio scendere, faccio un gettato, torno a rientrare dentro a queste tre asole, rifaccio un'altra maglia per il diritto, ecco, un altro gettato, così siamo a 4, e un altro ultimo, così, guardate, può essere che è un po' duro, ma perché
sono un po' strettine, poi un pochino le sistemate anche voi, allargate quanto vi serve un pochino. Vedete, da 3 ne abbiamo fatto 5 maglie e sono i nostri aumenti, le nostre stelline. Allora, avete notato che questa ha fatto una lavorazione normale per il diritto e questo ci dà la direzione verso sinistra. E quell'altro in cui io faccio, passo da davanti, vado verso il dietro e verso la destra. Ora concludo il ferro con la lavorazione normalissima per il diritto, le ultime 3 maglie. Ecco, vedete? Questo è il nostro primo aumento. Ora, il ferro di ritorno, come in tutti aumenti, lo elaboro normalmente così come si presenta a rovescio tutto il ferro. Anche, vedete, anche i gettati li vado a lavorare come se fossero le maglie normali. Sposto il marco punti. Stessa cosa. Così concludo tutto il ferro a rovescio. Ora il ferro di andata qui noi la facciamo con la lavorazione normale senza aumenti, perché con questo aumento noi riusciamo solo con un ferro a farne 2 maglie in più. Quindi, a differenza degli altri reclami e aumenti, io anche questa maglia di andata faccio con la lavorazione normale per il diritto come si presenta, senza fare l'aumento. E anche il ferro di ritorno lo farò così come si presenta a rovescio. E l'aumento successivo si farà dal prossimo ancora. Quindi faremo questo tutto per il diritto, ferro di ritorno tutto per il rovescio e poi ci vediamo per vedere come fare un altro aumento che, come avete notato, con un aumento come se ne facessimo 2 in una volta. Siamo di nuovo con il ferro di andata, quindi dovremo di nuovo fare dei aumenti. E come avete notato, qui aumenti vanno fatti ogni 3 ferri e non ogni secondo ferro. Vedete? 1, 2, 3. Ora partiamo. Allora, ora le prime maglie che si presentano noi le dovremo fare con la lavorazione a diritto normale. Per non confonderci, teniamo conto che come punti di riferimento abbiamo sempre ultime 3, vedete, 1, 2, 3, prima del segnapunti, marca punti, scusate. Quindi faccio anche questa. Quando rimangono 3 maglie prima del segnapunti, marca punti, parto con la tecnica della creazione delle nostre stelline, che poi anche dell'aumento a largo. Vedete, io questo passaggio qui faccio per allargare, perché dovendo passare con il ferro da davanti devo avere l'asola delle maglie un po' più larga, quindi io le allargo un po', poi con il ferro vado a entrare da davanti così e aggancio il filo da dietro e faccio una maglia per il diritto così. Vedete, non lascio cadere. Faccio subito un gettato, vedete, torno nell'asola di queste 3 maglie, torno a rifare un'altra maglia che si sposta su quella di destra, poi un altro gettato e un'altra volta entro nell'asola, creo questa maglia per il diritto e solo ora
posso far scendere le tre maglie. Vedete? Stessa identica cosa abbiamo fatto e si sono create 5 maglie dalle 3. Ora stessa cosa faccio qui, faccio passare il marcapunti, entro nell'asola di questa, se dobbiamo allargarli facciamo la stessa cosa, li allarghiamo un po' con aiuto del ferro, entro dentro, guardate, allargato un po' e faccio questo, questa lavorazione per il diritto normale, guardate, uno di tutti e tre insieme senza far cadere niente, vedete? Ho creato quindi una maglia sul ferro di destra, c'è già, però quelli sulla sinistra rimangono ancora. Poi faccio un gettato, torno a rientrare nelle asole, creo un'altra maglia, un altro gettato, siamo a 4 e un'altra volta. E così abbiamo fatto anche la quinta. Ecco, ora faccio scendere, così abbiamo 5 maglie. Abbiamo il nostro aumento e le nostre stelline. Una con direzione verso destra e altra con direzione verso sinistra. Oggi, ora, concludo tutto il ferro con la lavorazione come si presenta. A diritto. E ora dovremo fare la stessa cosa. Il ferro di ritorno tutto a rovescio, ok? Quello di andata dovremo fare tutto per il diritto senza aumentare, poi un altro a rovescio e sono già 3, e poi quando siamo di nuovo con il ferro di andata e sarà il quarto, lì ripartiamo di nuovo con l'aumento per lo stesso discorso di prima, che grazie a questo aumento in questo modo facciamo aumento di 2 maglie sia da sinistra che da destra, quindi facciamo in una volta 4 maglie in più, perciò come se avessimo fatto aumenti uno sì uno no. Ci vediamo quando abbiamo fatto i ferri con la lavorazione normale come si presenta senza aumenti per fare un altro aumento insieme. Eccoci qui, siamo di nuovo con il ferro di andata, dobbiamo tornare a fare un altro aumento, un'altra coppia di stelline, quindi la stessa cosa, vedete, tenete sempre come punto di riferimento punto in mezzo, vedete, l'ho lasciato apposta perché così non ci confondiamo, e così le tre maglie, queste tre prima e dopo, serviranno per fare delle due stelline, quindi tutte le maglie che si presentano dall'inizio del ferro fino alle ultime tre, prima del marco punti, facciamo la lavorazione per il diritto normale e con le tre facciamo la stessa cosa. La facciamo un'altra insieme. Allora, partiamo la maglia di divario e lavorazione per il diritto normale. Quando arrivo, vedete, guardate, 1, 2, 3, ok? E siamo in mezzo. Facciamo la stessa cosa. Io allargo un pochino, vedete, le allargo un po', tutte e tre le maglie, così apro l'asola per riuscire a passare con il ferro di destra da davanti verso il dietro, guardate, aggancio e faccio questa maglia per il diritto, ok? Con entrata da davanti,
non faccio scendere, non faccio cadere niente, mantengo così com'è. Gettato, un'altra elaborazione sempre nello stesso modo dalle stesse asole, un altro gettato, un'altra maglia. Tre volte entriamo dentro, tre volte creiamo le maglie elaborate e due gettati, così abbiamo 5 maglie, ok? Ora facciamo la stessa cosa però con direzione verso sinistra, quindi vedete le nostre tre maglie, faccio, allargo sempre un pochino e faccio lavorazione, passo così, vedete, entro dentro alle asole e vado a fare una lavorazione per il diritto, sono entrato normalmente, vedete, una, poi un bel gettato, un'altra lavorazione. Mi aiuto sempre con il pollice per non far scendere il gettato, perché ne devo avere, alla fine devo avere 5 maglie, quindi un altro gettato, così siamo a 4, e vado a concludere con il quinto, quindi anche qui 3 lavorate e 2 di gettato. Ecco, solo ora faccio scendere la maglia del ferro di sinistra. E ora concludo il ferro, sempre mantenendo le maglie come si presentano a diritto. Guardate, vedete, abbiamo fatto le nostre stelline, le tre stelline che ci fanno già da un bel réglan con una direzione ben definita verso sinistra, destra e verso sinistra. E così dovremo procedere per tutto il tempo, per tutti gli aumenti che dobbiamo fare. Ci saranno più stelline perché dovremo fare un aumento più grande. Quindi dipende da quello che dovete realizzare. Come vedete sul maglioncino che faccio io, ce ne sono un sacco di stelline perché comunque sto facendo un aumento, un continuo, tutto in un pezzo unico e quindi faccio dei tantissimi aumenti, vedete, con questo réglan che va subito, così evito creare delle cuciture, ma faccio tutto in un unico. Quindi il procedimento sarà sempre quello. Adesso farò tutto il ferro a rovescio, ferro di ritorno, ferro di andata farò tutto per il diritto, ritorno di nuovo a rovescio e sono 3. Quarto ferro, quando mi ritroverò di nuovo con il diritto del lavoro, con il lato da davanti delle stelline, tornerò a fare altri aumenti. Eccoci qui, vedete, dopo aver fatto aumento ho fatto altri tre ferri di ritorno, andata e ritorno, e adesso mi ritrovo, vedete, così da poter farne altre stelline. Nel tutorial ci fermiamo qui perché il meccanismo, cioè la tecnica è sempre quella. Spero che questo tutorial vi è piaciuto, è stato soprattutto che sia stato utile e al prossimo video.